È primavera, svegliatevi bambini. Non so fischiare, è palese, so fischiare. Iniziamo, vai! Ciao a tutti e bentornati ad una primaverile. Che sfondo, meraviglioso, colorato, fiorato, fiorito, vabbè, fa lo stesso. Benvenuti ad una nuova puntata di Tessiland Condivision. Anche quest'oggi analizzeremo non tre ma quattro progetti. Ebbene sì, perché ce l'avete richiesto in tantissime. Volevate un progetto in più, un'idea in più e noi ovviamente vi abbiamo accontentato. Come fare altrimenti? Vedremo quindi le quattro protagoniste di quest'oggi che hanno pubblicato e condiviso i loro progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dal 15 al 21 marzo. E poi nel corso della puntata analizzeremo anche alcuni filati per borse perché il periodo lo richiede e anche voi ce l'avete espressamente richiesto. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Vai, sigla! Il primo progetto di quest'oggi è di Andrea Arabella Popa. Iniziamo subito con qualcosa che ci fa sognare un po' di estate. Un bel costume realizzato con... vediamolo. Lei ha utilizzato una manda tortora numero 5 e uncinetto 2. Ci ha detto che lei non segue schemi, non segue tutorial, non segue video, foto, niente, va di fantasia. Ci sono tante ore di lavoro e di prove dietro, ma sicuramente la soddisfazione verso ciò che ha realizzato è davvero tantissima e ha ragione. Anche perché ci ha raccontato che il vedere realizzato un proprio sogno conta davvero tanto per lei. Infatti ci ha detto che quando deve regalare qualcosa cerca sempre di crearlo con le sue mani, perché ritiene che i lavori fatti a mano non abbiano un valore materiale e chi lo riceve non può essere che felice di avere un pezzo unico e originale. Parole sante, hai pienamente ragione. Come è stato realizzato questo bikini? Per una taglia SM è servito, pensate, un solo gomitolo, 100 grammi. È regolabile grazie ai laccetti e poi è tutto a maglia alta, eccezione fatta per i bordi a maglia bassa. Potete farlo. Ma Andrea Arabella ci ha inviato anche un dolcissimo video, vediamolo. Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Arabella e ho un'immensa passione per quanto riguarda l'uncinetto. È iniziato un po' tutto per gioco, seguendo qualche tutorial qua e là, e pian pianino è diventata una vera e propria passione. Quest'anno ho deciso di realizzare una piccola collezione di bikini realizzati interamente a mano. Sono realizzati tutti all'uncinetto utilizzando il cotone numero 5 Amanda e uncinetto di 2 mm. Sono tutte creazioni mie, quindi io non seguo né tutorial né schemi, sono soltanto il frutto di tantissimo lavoro, impegno e tempo. Quello della foto ho deciso di realizzarlo con il color tortora perché è un colore non troppo scuro e né troppo chiaro e va benissimo per le ragazze con un po' più di abbronzatura. Per le ragazze più chiare io consiglio i colori pastello, tipo questo che è lilla, azzurro, giallino chiaro. Io cerco, la mia idea è quella di dare una facciata diversa all'uncinetto, di dargli una chiave moderna, perché quando si sente parlare di uncinetto pensano tutti alle nonne, ai centrini delle nonne. Quindi io cerco di realizzare questi costumi seguendo sempre le tendenze moda mare. E io li realizzo, diciamo, seguendo i costumi in licra, dando comunque loro un mio tocco personale. Sono tutti diciamo facilmente adattabili perché hanno i lacci qui in vita e sono regolabili anche dietro, questi a fascia, altri sono regolabili dietro il collo. Se volete vedere gli altri modelli mi trovate su Facebook e su Instagram con il nome di Creazione AP. Colgo l'occasione per ringraziare Tessiland per questa bellissima opportunità e ringraziarli per tutti i filati meravigliosi che ci offrono. Ciao! Il secondo progetto di quest'oggi è di Carmen Nardelli. Lei ha utilizzato, vediamolo. Carmen ha utilizzato 10 gomitoli di Marc Cipria e uncinetto 4,5. Le è piaciuto tanto questo Marc, c'è da dirlo, è piaciuto a lei, è piaciuto a sua figlia ed è piaciuto anche alla mamma, tanto che ne ha dovuto comprare un po' proprio per lei perché fremeva dalla voglia di utilizzarlo questa volta con i ferri. Ma parliamo di Carmen. Carmen ha realizzato questo maglioncino per sua figlia. Ha scelto questa tonalità in quanto secondo lei fosse quella migliore che più si adattava ai colori di sua figlia e voleva una linea molto elegante, quindi si è ispirata a un tutorial della Fatta Tuttofare Maria Grazia
dottore, che noi ringraziamo sempre e anche voi perché è una grandissima fonte di ispirazione, che è l'abito Cassie. Come potete vedere però Carmen che cosa ha fatto? L'ha adattato a mo' di maglia, ha aggiunto anche delle maniche un po' più rigonfiate, più voluminose, per dare un taglio ancora più elegante e sofisticato al maglioncino di sua figlia. E questo maglioncino è piaciuto davvero tantissimo, infatti ha ricevuto i complimenti anche dalle colleghe della figlia. Brava Carmen, ma ascoltiamo subito un messaggio vocale che ci ha inviato. Ciao a tutte, sono Carmen, abito nella provincia di Varese e ho imparato a lavorare a uncinetto con mia zia da ragazzina. Lei realizzava sempre solo centrini, coperte, e per me lavorare a uncinetto significava solo quello. Da qualche anno finalmente ho riscoperto questa passione che da tempo avevo abbandonato, e grazie ai video della Fata Tuttofare ho capito che lavorare a uncinetto non significa solo realizzare noiosi centrini, ma si può anche dare vita a creazioni davvero pazzesche. Nella mia vita ho sempre lavorato nel settore della bellezza, nello specifico avevo un centro che si occupava di capelli e corpo. Per questo, forse da sempre, amo prendermi cura dei miei cari, sperimentando e creando esperienze nuove e uniche, ma soprattutto pensate proprio per la singola persona. Molto semplicemente ho riportato questo valore anche nel mio hobby, e per questo ogni prodotto che realizzo è totalmente personalizzato in base alle esigenze e fisicità della persona che lo andrà a indossare. Credo molto nella lavorazione artigianale dei prodotti, di qualunque natura essi siano, proprio perché un prodotto realizzato a mano è sinonimo di qualità, creatività e unicità. Un prodotto artigianale è un prodotto che, quando viene realizzato, è personale, unico. Ogni pezzo è diverso dall'altro. È tutto questo. Grazie molte e buon lavoro a tutte. Brava Carmen, continua con la tua passione e l'amore verso gli altri, perché è senz'altro lodevole. Ma adesso analizziamo quelli che sono i filati per borse. E voilà, come per magia sono comparsi. Perché? Perché questo è il periodo, primavera, ma ovviamente ci avviciniamo all'estate, in cui più ci state richiedendo i filati per borse. E quindi abbiamo pensato di parlare della nostra punta di diamante, possiamo definirla così. E quindi abbiamo deciso di parlarvi quelli che sono i nostri filati per borse. Quando pensate ad un cordino thai italiano, pensate ad un cordino fatto in Italia che somigli un po' al cordino thailandese. Ebbene sì, soprattutto per quanto riguarda il Thai Skin, il Thai Sublime, il Thai Sublime Lux e il Thai Lurex. Sono esattamente questi. Ma a questo fantastico quartetto dobbiamo aggiungere anche Freddy, Tornado, Ternes, Tagliatella e Pandoro Queen, perché sono tutti filati prodotti in casa Tessiland, quindi in esclusiva di Tessiland, realizzati interamente nei nostri laboratori. Ciò cosa significa? Che comunque possiamo garantire una continuità di questi filati, sia a livello di prodotto, di qualità, ma anche di colori. Possiamo infatti garantire che la presenza dei colori che vedete sul nostro sito per quanto riguarda tutti questi filati possa comunque persistere. Altra cosa importantissima, oltre alla continuità quindi di filati e anche di colori, sicuramente abbiamo detto made in Italy, prodotti di ottima qualità, studiati davvero in maniera molto minuziosa nei nostri laboratori, che garantiscono il massimo del comfort nella lavorazione di borse, pochette e accessori di ogni genere. Ne abbiamo per tutte le dimensioni, di diverse composizioni, e che sono anche delle valide alternative ad altri filati. E se vedete che la quantità non è altissima, non vi preoccupate, perché comunque sono filati che vengono riassortiti in continuazione, quindi state tranquilli perché prima o poi ogni singola colorazione di tutti questi filati verrà riassortita. Ma analizziamoli un attimo singolarmente. Abbiamo detto che possono essere delle valide alternative anche ad altri cordini presenti sul nostro sito, ed è un punto molto importante perché ultimamente magari qualche colorazione, soprattutto dello Swan, manca da un po' di tempo, e quindi
quindi è giusto dare un'alternativa, soprattutto se le vostre mani fremono dalla voglia di realizzare qualche borsa. Ad esempio, il Teskinny potrebbe essere tranquillamente una valida alternativa allo Swan Slim. O ancora, il Tae Sublime potrebbe essere invece un'alternativa allo Swan Medium. E il Tae Sublime Luxe e il Tae Lurex un'alternativa ad esempio allo Swan Glitter, con una qualità sicuramente anche maggiore. E invece per lo Swan Magnum un bel tornado. Volete qualcosa con un uncinetto maggiore? No problem, Tessiland vi accontenta e infatti potreste valutare anche il Freddy, il Ternes, il Pandoro Queen e la Tagliatella. Insomma, ce n'è per ogni gusto. Dovrete solo scegliere e realizzare la vostra borsa. Il terzo progetto di quest'oggi è di... Allora, mi perdonerà perché mi auguro, insomma, che la pronuncia sia corretta, ma non so in realtà fino a che punto. Siam Salhi Idrissi. L'ho letto così come si scrive. Che comunque è stata bravissima. Guardate che dolcezza infinita! Ha realizzato questa volpe per sua figlia undicenne. Pensate che lei, fino a qualche anno fa, non sapeva neanche tenere in mano un uncinetto. Poi si è appassionata ai bijou, alle perline. A proposito, avete già visto la nostra sezione dedicata ai bijou? No? Vedetela! Si è appassionata poi anche di amigurumi. Ci ha detto che ha iniziato dalle cose più difficili per poi arrivare a quelle più semplici. Ed ha realizzato proprio questa volpe. Con cosa? Scopriamolo! Per questa volpe sono serviti un ighi nero, un ighi arancione, un ighi bianco e un uncinetto 2,5. E pensate, per realizzarla ha seguito semplicemente uno schema in inglese trovato su internet. Ha anche una pagina Facebook. Che dire, davvero bravissima! La foto che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana è quella di Maria Siciliano, davvero molto brava. Vi è piaciuto come vi piacciono, insomma, sempre le cose molto semplici, delicate e lineari? Lei infatti ha realizzato questa maglietta prendendo spunto da un tutorial su YouTube con, vediamolo, Mara ha utilizzato l'Iggy Print Londra e uncinetto 2,5. La maglia misura 60 cm di lunghezza e 56 di larghezza. Ed ha utilizzato solo 370 grammi. Le è piaciuta davvero questa sfumatura. Poi oltretutto ci ha detto che è bastato davvero realizzare due quadrati che iniziano dal centro ma lavorato a punto granny, e poi il tutto è stato sicuramente arricchito da questa meravigliosa sfumatura dell'Iggy Print. Ci ha detto di fare un grazie speciale soprattutto alla Fata Tutto Fare, in quanto è stata un po' lei la sua mentore e colei che ha risvegliato in Maria la passione per l'uncinetto. Ringrazio tutte voi per aver cliccato tutti questi mi piace alla sua foto e noi ovviamente le diciamo brava Maria. E anche questa prima primaverile puntata di Tessiland con Division termina qui. Io vi ringrazio infinitamente per averci seguito. Mi auguro che anche quest'oggi sia stato un piacevole, allegro ma anche istruttivo momento di condivisione. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, e quindi Facebook Meglio di Maglia, Instagram, Pinterest e TikTok, di iscrivervi su YouTube e di attivare la campanella in modo tale da poter seguire sempre questa meravigliosa rubrica Tessiland Condivision, ma anche Tessiland News con Sandra e la rubrica Come fare con Andrea. Vi ricordo che tutti i link dei prodotti visualizzati quest'oggi li potrete trovare qui nel box informazioni o ancora, come abbiamo imparato la scorsa puntata, su questa i. Cliccateci sopra e appariranno magicamente tutti i prodotti. Non dimenticate il nostro adorato blog sul sito www.meglionimaglia.com. Non mi resta quindi che salutarvi. Mi raccomando, commentate, mettete anche un mi piace, che voglio dire è sempre piacevole, se vi è piaciuta questa puntata. Commentate, dateci i vostri suggerimenti, cose di cui vorreste che parlassimo o magari, ecco, informazioni in più di cui avete bisogno. Io vi leggo, prendo in considerazione, tanto poi lo sapete che alla fine riusciamo a parlarne. E io e il mio adorato fiorellino vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao.